Ciao ragazzi, bentrovati in questo nuovissimo video. E sì ragazzi, vivete così perché appunto oggi finalmente ho deciso di farvi il desk tour. Adesso vi faccio come solito la piccola introduzione perché vi voglio informare che ho intenzione di fare una modifichetta al canale. Ho intenzione di cambiargli il nome, cioè io rimarrò sempre a Pierpi, però il canale, diciamo il format del canale, vorrei chiamarlo Station P. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché appunto ho deciso di cambiargli il nome, perché da tanto che si chiama Pierpi Channel, tra l'altro non mi andava nemmeno a genio quel nome, l'ho sotto solo temporaneamente, quindi io sono sempre Pierpi, quindi nei video vedrete sempre by Pierpi, però il canale si chiamerà Station P. Diciamo che io sarò l'autore del canale, ma il canale si chiamerà così. Appunto, ho scelto questo nome perché appunto mi piace molto, perché indica una sezione capolinea, la sezione P che è la mia iniziale, è un po' una specie di pseudonimo di Pierpi, ecco. E appunto il nome attuale del canale sarà: se sei su Station P, non te rimarrai sempre qui. E appunto vedete sta modifica, fatemi sapere se la provate sta modifica, perché se no, come volete voi, se la provate scrivete nei commenti, se non la faccio. Ma adesso passiamo al desk tour. Eccola qua ragazzi, finalmente dopo tantissimo tempo vi faccio vedere la mia scrivania. Sì ragazzi, non mi sono fatto via molto questi giorni. Primo motivo, sapete benissimo perché, ovvero lo studio. Secondo motivo, perché appunto ho deciso di fare questa modifica nel canale e ne ho parlato un po' con la mia famiglia, un po' con i miei fan, ovvero parenti, e devo approvare, perché spero se la provate anche voi. È importante ragazzi che me lo scrivete nei commenti se volete che cambi il nome del canale in Station P, perché sennò non lo posso sapere, quindi provate che mi scrivete nei commenti sotto il video. Partiamo col desk tour. Allora qua, come avete visto, ho tolto tutto, ho lasciato solo questo contenitore dell'IKEA con i miei fogliettini, lo scotch, la calcolatrice, e il mio cartone cavato da origami, e pinzettrice di Tiger e post-it dei cinesi. Poi qua ragazzi c'ho computer, lampada, la solita. Poi qua ho i mini Crayola Pipsqueak che ho preso su Amazon durante la quarantena. Poi qua ho il Stabilo Point 88 mini. Questo bellissimo organizer da trucco di Teddy, che sì, vabbè, sarebbe da trucco, ma io uso mentre ci gli Stabilo Point, no, gli Stabilo Boss Mini. Poi qua ragazzi c'ho colazione di Stabilo Pastel Fluo, in questo stesso contenitore che ho fatto io. Mi piace moltissimo, li espone molto bene. Poi Color Parade dei Point 88 e Color Parade dei Pen 68 Brush, che veramente ragazzi io adoro questo acquisto, mi piace moltissimo, perché poi ragazzi i Pen 68 Brush sono i brush pen che consiglio di più, quindi sono felicissimo di essermi comprato questo set completo. E dietro ragazzi ho le penne della Schneider, le Schneider Edge XB. Poi ragazzi, sotto ciò, le mie due cassettiere per su Amazon, che sono in acrilico, dove dentro nel primo cassetto c'ho Zebra Sarasa, pastello e penne di Muji, insieme all'altra cancelleria di Muji che sta in fondo. Sotto invece c'ho collezione di Staedtler Fineliner, tutti i colori, e poi i Boss Mini però fluo, che cambiano colore al buio. E una limited edition che ho preso la copia durante la quarantena. Poi ragazzi, di qua invece c'ho tasso della Ferrari che ho preso a Torino in un negozietto, poi per la maglietta dell'Inter, che io sono dell'Inter, poi però non criticatemi, sono dell'Inter solo perché tutti i miei parenti sono dell'Inter, ma a me proprio del cazzo non me ne frega una cipa ragazzi. Poi qua c'ho tutti i miei Stabilo Point 68 e Point 88, Paramount Flair con versione bellissima, elegantissima per la sua Amazon, Tombow Twinton pastello e fluo, tutte e tre le edizioni, e poi dietro c'ho gli Helix My Pen che ho preso da Teddy, che tra l'altro vi consiglio perché sono buoni, sono doppia punta, sia pennarello sia tratto, che è molto buono. Qua ragazzi c'ho la mia intera collezione di tratto video fluo, tutti i colori che esistono, tratto video pastel, me ne manca uno ma non ho intenzione di comprarlo perché tanto è rosa e poi a me non piace il rosa perché sono un maschio, tra l'altro bellissimo il tratto video pastel, vi consiglio perché sono veramente belli. Qua ragazzi, collezione di Staedtler. Staedtler Fluo, Texturefer Classic Fluo
e Strader Limited Edition Vintage di, della Tex Avery Classic, sempre, però sono pastel, Limited Edition Vintage, bellissima. Pesa la Teddy, tra l'altro non so se c'è ancora, ragazzi. Poi ragazzi, qua ho invece sempre la limited edition della Stella Tex Stufer, però pastel, il classico quattro colori, quattro colorazioni pastel, che a me passa un avanzo. Gommine di Tiger della collezione di novembre 2020, con la volpe e con il panda, bellissimo. Poi c'ho i Bic Marking, l'evidenziatore della Bic presi da Teddy, e un evidenziatore di qualsiasi. Ragazzi, passiamo di qua. Vi ricordate, ragazzi, che qua ho fatto una modifichetta. Qua prima c'erano tutti i portapenne dell'IKEA, ma adesso li ho messi qua perché ho aggiunto questa bellissima mensolina, che l'ho presa da Remo Merlena, l'avete anche vista nell'ultimo haul. Quindi direi di iniziare il tour dalle cose più di qualità, che sono su questa mensolina bianca, che sinceramente adoro come venuta. Qua, ragazzi, ho tutti i portapenne dell'IKEA, della serie Surcar, che sarebbe il portacandele, però il suo portapenne, e li adoro, sono molto eleganti, e la loro eleganza ne ho 6 in totale. Qua ragazzi ho Stabilus Vincul Pastel, nuovi colori e anche vecchi colori. Poi tutta l'intera collezione dei Bic Marking, tutti i colori che ci siano. Edizione pastello, edizione fluo, edizione limitata, tutte quelle che ci siano. Ne ho presi tutti quanti da Teddy, che è un negozio veramente che consiglio, davvero bellissimo. Poi ragazzi, qua c'ho i miei brush pen preferiti per quanto riguarda più quelli di qualità, ovvero Pentel Sin Touch pastello e anche fluo, che tra l'altro, ragazzi, le Pentel Sin Touch ve le consiglio tantissimo perché sono dei brush pen bellissimi. Poi anche l'edizione pastello delle colori sono veramente fantastiche, quindi le adoro e ve le straconsiglio, magari poi faccio una recensione. Poi ragazzi, dietro ho altri brush pen bellissimi che consiglio, sono gli Ecoline. Molti di voi la conosceranno come marca di inchiostri, però la Ecoline fa anche brush pen e sinceramente li adoro perché sono veramente fantastici, buonissimi, non trapassano e sono davvero fantastici. Qua ci sono un po' di colorazioni, ma ne ho anche un pochino nella cassettiera, non li avete visti ma sono in fondo. Poi ragazzi, qua c'ho Swinkle Fluo e altri brush pen Staedtler, questi qua della Staedtler, sono i Staedtler brush, questa qui li sono da 18 colori. Poi c'ho invece i nuovissimi brush pen della Bic, ovvero i Bic Intensity Brush Dual Tip, che sono molto belli, ve li ho anche recensiti in un video. Poi ragazzi, qua c'ho le Tombow Fudenosuke Neon, che non mi piacciono. Sono andato in brutto acquisto, però le volevo provare, ma non mi piacciono moltissimo, perché sono troppo fluorescenti, ragazzi. Comunque, brush pen Neon. Poi invece qua, ragazzi, c'ho il mio nuovissimo amore, ovvero le Monami Pen Plus 3000, che ho finalmente mi sono arrivate e le ho ordinate su Amazon, arrivate in Irlandia. E sono veramente, secondo me, i fine liner migliori che esistano, perché sono veramente fantastici. Questo qua è per 36 colori, ovvero tutti i colori che esistono. Poi qua, ragazzi, c'ho i Crayon Brush Marker, che sono bellissimi come brush pen, però non li comprerei perché travassano un po' il foglio. Qua, ragazzi, invece c'ho un altro mio amore, ovvero i Pro Marker della Winsor & Newton. I Pro Marker classici, i Pro Marker Brush e invece i Brush Marker, tutti i tipi di Pro Marker della Winsor & Newton, che sono veramente fantastici. Io ho più o meno tutti i tipi, di modelli ho tutti i tipi, di colori non tutti, sono veramente fantastici come brush pen e come il resto, perché sapete che la Winsor & Newton è una marca famosissima per la cancelleria inglese, è veramente bellissima. Poi qui ragazzi invece ho i Tombow ABT Dual, che non mi soddisfano moltissimo, sono meglio le lire secondo me. Io sono queste 5 colorazioni, però non è che mi soddisfano neanche e non le ricomprese magari. Poi qua ragazzi ho le Pilot Friction, che io uso moltissimo per fare esercizi matematici visto che sono per le linee cancellabili. Questa qui è il pack da 18 con tutti i colori. E poi qua ragazzi c'è il Crayola Super Tips, il pack da 24 con un po' di colori, di colorazioni. E dietro c'ho Fineliner di Scorta della Staedtler e invece evidenziatori bellissimi limitati, edizione limitata della Staedtler, bellissimi in queste confezioni che secondo me sono la rivoluzione. Poi qua ragazzi ho messo delle gommine Giotto pastel, che ho preso le gommine Giotto normali, che ho preso in un metto scuro al Bennett, avete visto a settembre, e poi delle gommine, una della Pelican e una della Faber-Castell. Qua ragazzi invece ho il mio bellissimo portascotch preso da Pilon, che tra l'altro è veramente bellissimo. Per chi non lo sapesse, Pilon è una catena francese che fa un sacco di oggetti grattopazzi, e c'è anche a Torino.
Poi qua ragazzi, ho la mia bellissima linea settimanale che ho preso la Tiger da collezione di maggio 2020 e veramente utilissima ragazzi, utilissima perché la uso per segnarmi tutti gli appuntamenti di scuola e le lezioni. Poi qua ragazzi c'ho portapenne di Ikea con i miei pen 68 e point 88 pastel e dietro invece c'ho tutti i miei Sharpie color blast. Poi qua ragazzi c'ho in questo bellissimo portapenne, ho preso la coppa. Ne ho tre, sono le Border Key, però sono portapenne, gli Smart Panda, i pennelli dell'IKEA, gran parte dei pennelli dell'IKEA, piccola parte. Poi qua ragazzi ci ho tratto pen, i tratto video, però tratto pen a tratto video, queste bellissime penne che sono davvero bellissime, sono le Paperman Ink Joy. Dietro invece c'è un po' di pennelli di Tiger, e pennelli della Stella, e un po' di pen 68 brush. I pen 68 brush sono veramente tanti ragazzi. Poi invece c'ho Paperment Flare, altre fotino su Neon, altri bellissimi fine liner, tra l'altro pen fine liner della Bic, sono i Bic Intensity, li adoro, mi piacciono molto di più rispetto ai tratto video. Poi qua ragazzi c'ho gli Stabilo Point Max e le Paperment Flare, bellissimi. Qua ragazzi c'ho brush pen che uso di più, ovvero Faber-Castell Pitt Artist Pen edizione autunnale, ma che presto mi comprerò anche le altre edizioni, perché sono veramente dei brush pen fantastici e tra l'altro una punta migliore che esista secondo me. E poi ragazzi io il mio primo amore di brush pen, ovvero i pen 60 brush, questi qua sono i colori che uso di più sfusi, li ho presi tutti in cartoleria qua nel mio paese, provincia di Torino. Poi qua ragazzi io i Lira Aqua Brush 2 che sono molto meglio rispetto alle Tombow, nonostante siano in qualità un po' inferiore, infatti uso più spesso. Poi qua ragazzi c'ho tutta la mia caterva di collezione di penne, ce ne sono tantissime marche, dalla Stedel alla Bic alla come si chiama questa, alla Pentel, dalla Pentel alla Paperment e dalla Howard fino alla Stedler, bellissimi. Tutta la mia collezione di penne, gran parte della mia collezione di penne, perché un po' le ho anche lì di penne. Poi ecco ragazzi, c'ho in questo bellissimo organizer di Teddy, ci ho messo il rilassatore della Muppet Fluo, che sapete che li adoro, sono il rilassatore che uso di più per non usare quelli di qualità. Poi il rilassatore della Muppet Pastel, che ho fatto la recensione, sia della Muppet che della Schneider, che li troviamo proprio qui, il rilassatore della Schneider Pastel, che sono tra l'altro molto belli. Fate attenzione però se vi do comprare che c'è la punta dura. Poi c'ho evidenziatori della Bennett Howard, penso al Bennett Swinkle, classici. Poi c'ho i Giotto Turbo Advanced e gli Stabilo Power. Poi c'ho i fine liner della serie del Pastello, che tra l'altro sono una limited edition, non so se torneranno. Poi qua ragazzi c'ho il tratto pen della cartoleria che ho preso dalla Coop un annetto fa col vecchio school del 2019. Poi qua ragazzi c'ho tasse di legami con i prodotti da legami dentro, a parte queste penne qua che sono la Maison du Monde, che altro che sono molto carine, non sono tantissimo piccole, ma sapete che la Maison du Monde, essendo francese, fa solo roba di qualità. E dietro c'ho le penne da legami, le più alte. Poi qua le tazze sono delle legami, penso che Amazon l'avete visto in un unboxing. Poi qua ragazzi c'è tutti i vestiti della legami e quelli della Teddy Smooth dell'orsetto, sia fluo che pastello, bellissimi. Poi qua ragazzi c'ho in questa bellissima tazza che mi rappresenta, la mia preferita, sono uno studente. Faber-Castell fluo e Faber-Castell pastel, tutta la collezione. Poi qua ragazzi c'ho Stabilo Boss nuovi colori, Faber-Castell edizione limitata metallizzata Stabilo Splash. Poi qua ragazzi c'è un po' di cose, qua dentro della legami, i brush pen della Creando presi al Lidl, che sono i blender. Poi qua matite di Tiger, un'altra roba di Tiger, righelli, matite di Tiger da collezione di maggio 2018, da collezione di maggio 2019, che mi sono Mont, e è stato il caramella presi alla coppa, colore di Tiger da collezione di aprile 2019, wash tape che mi sono Mont, penna di Tiger. Poi qua ragazzi ho post-it penso Amazon, post-it accessorize e altre cose di Tiger e la mia colla.
Molto bene ragazzi, spero che questo nuovissimo Dex Tour aggiornato vi sia piaciuto. Non sono andato molto nei dettagli perché non voglio annoiarvi troppo. Appunto, a me piace molto mostrare la cancelleria perché appunto al minimo quando è cantato pazzo, quindi parla solo di cancelleria. E beh, a volte anche qualche bella, a volte anche qualche bella canzone. Comunque ragazzi, spero che la scrivania vi sia piaciuta. Io devo dire che sono veramente soddisfatto di come è venuta. Ma ci saranno molti aggiornamenti della scrivania poi più avanti. Vi farò di sicuro altri Dex Tour. Ma mi raccomando ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta la scrivania, cosa ne pensate e soprattutto se volete che cambi il nome in Session P. Lo ribadisco ancora una volta, io rimarrò sempre Pierpi ma il canale si chiamerà Session P. Quindi fatemi sapere nei commenti, è molto importante che me lo dite ragazzi, perché io devo sapere. Comunque ragazzi, se vi è piaciuto questo commento, mettete like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi.